Dopo essere uscito circa 15 mesi fa dal Movimento 5 Stelle per approdare il gruppo misto, il consigliere regionale Marco Cipolletti entra a far parte della maggioranza aderendo a Fratelli d'Italia. Una persona che in consiglio regionale ha dato prova delle sue capacità amministrative, legislative e soprattutto dell'amore per il territorio. Ci fa piacere questo ingresso, che significa tanto, evidentemente. Significa che Fratelli d'Italia cresce, sono sempre più le persone che sono convinte dell'attività, del buon governo che il Presidente Marsilio sta portando avanti, ma c'è anche un altro aspetto, è che il centro-sinistra si sgretola e questo frutto anche di un'attività che tutte le opposizioni stanno portando avanti in Consiglio regionale, teso semplicemente a boicottare l'attività delle commissioni, del Consiglio, un centrosinistra privo di identità e privo di contenuti, che l'unica cosa che sa fare è cercare di paralizzare l'attività del Consiglio regionale. A tutto questo noi invece rispondiamo con il buon governo e quindi continua a crescere la maggioranza del Presidente Marsilio e questo ci fa ben sperare per le elezioni regionali che ci saranno fra 14 mesi. L'ingresso di Cipolletti è stato definito un ritorno a casa, visto che il consigliere nel 2001 era militante tra le file di Alleanza Nazionale, un passaggio che va a rafforzare il sostegno al presidente della regione, Marco Marsilio. Origine movimentista che mi contraddistingue ormai da un po' di tempo, perché origina diversi anni fa, e attraversando due diversi movimenti che nel corso del tempo poi avevano comunque una loro forte matrice sociale, si sono distaccati tanto. Quindi voglio dire, il primo è l'erede praticamente, è quello che ha generato poi l'attuale formazione, con la quale io trovo motivi di vicinanza per tutta una serie di aspetti e quindi che diciamo, vengono incontro a questa origine. Poi c'è il discorso che invece purtroppo quello che è venuto a mancare è quell'altra forza che ci ha dato delle aspettative che poi non sono state rispettate e che ha fatto delle scelte partitiche che io non ho potuto condividere.